Signori, è arrivato il momento. Oggi testeremo la Petra 5037. Anche questa farina, come la Petra 5063, è una farina di tipo 0. Quello che cambia è la forza, perché la Petra 5063 aveva un W di 260-280, questa invece ha un W di 300-330, quindi abbiamo una farina più forte, con un tenore proteico più importante, e di conseguenza dobbiamo adattare tutto quanto il procedimento, sia per quanto attiene alla ricetta, sia per quanto attiene alla gestione dei tempi di maturazione. In realtà con questo tipo di farina verrebbe perfetta una pizza in teglia, io però voglio prima testarla sulla pizza tonda, ma ciancio le bande, iniziamo ad impastare. Ho deciso di fare un impasto ad alta idratazione, un 75%, quindi utilizzerò 1 kg di farina 50-37, 750 g di acqua fredda, 20 g di sale e 1 g di lievito fresco di birra. Come vedete, sto utilizzando meno lievito rispetto al solito. Questo perché con l'alta idratazione i processi enzimatici presenti all'interno dell'impasto saranno più rapidi rispetto al solito e quindi dobbiamo cercare di preservare il quantitativo di zuccheri presenti all'interno della farina nell'arco delle 48 ore di maturazione che daremo all'impasto. La prima operazione è sempre la stessa, mettiamo tutta la farina all'interno dell'impastatrice. Sbricioliamo il nostro grammo di lievito all'interno, in questo modo, vedete la pioggerellina? Ecco fatto. E facciamo miscelare il tutto in prima velocità. Vado ad inserire una prima parte di acqua, come vedete. Mi tengo sempre su una velocità bassa. A questo punto vado ad aumentare leggermente la velocità, la porto su 2, come vedete, e ne metto un'altra parte. Queste non sono farine assistite, cioè dobbiamo dare il tempo alla farina che si impasta con l'acqua di sviluppare appunto il glutine, quindi dobbiamo essere parsimoniosi con l'inserimento dell'acqua all'interno. Come vedete mi sono portato sulla velocità 4, non sto andando subito su velocità molto alte perché preferisco rendermi conto di come si inizia a strutturare il glutine del nostro impasto. Potrei anche mettere direttamente su 6, su 10, su quello che voglio, però voglio rendermi conto di come reagisce la farina. Vedete che l'impasto ha iniziato ad acquisire consistenza, una sua struttura poco alla volta? E non siamo andati su alte velocità. Adesso vado ad inserire un'altra percentuale di acqua, guardate quanta ne resta. La mettiamo veramente a filo, poco alla volta, in questo modo. Ok, così. E aumentiamo un poco la velocità, la possiamo portare già su 6. L'importante è non far riscaldare troppo il nostro impasto. Un altro goccino di acqua. Guardate come reagisce bene. Vedete, ci mette un po' di tempo per strutturare il glutine, però poi dopo si comporta molto molto bene nell'assorbimento dell'acqua. Può spaventare all'inizio perché può sembrare una massa informe, ma poi in realtà fa il suo. Allora, manca proprio questo goccino d'acqua, come vedete. Prima però di inserirlo, che cosa faccio? Guardate l'impasto intanto come si presenta. Vado ad inserire tutto quanto il sale, ok? In un'unica volta. E l'ultima parte di acqua. Voilà, per questa fase finale abbiamo impostato su velocità 7 e lasciamo incordare l'impasto, come vedete, quindi abbiamo aumentato un poco la velocità. Voglio farvi vedere la temperatura dell'impasto, siamo a 20 gradi, signori, va molto molto bene. Aspettiamo un altro minutino proprio che finisca di incordarsi del tutto e poi lo tiriamo fuori dall'impastatrice. Signori, il nostro impasto è pronto, guardate qui che meraviglia, guardate, non appiccica minimamente alle mani. Bello liscio, questo poteva salire tranquillamente all'80%, però come primo test 75% ci sta. Perfetto, per darvi un'idea del glutine di questo impasto, guardate qui. Guardate, non è per nulla tenace, è appena uscito dall'impastatrice, bello estensibile. Perfetto, sto lavorando senza olio, per farvi capire. Non c'è bisogno di nulla, si lavora veramente veramente bene. Ecco qua, signori, meraviglioso. Adesso lo vado a mettere all'interno di questo contenitore, in questo modo qua. Signori, c'è un profumo meraviglioso, si sentiva già mentre impastavo, è fantastico, somiglia molto a quello della 5063, la Petra comunque non si smentisce mai. Adesso vado a coprire il nostro impasto e lo lasciamo riposare per un'ora a temperatura ambiente. A dopo. Dopo un'ora il nostro impasto si presenta così, adesso lo chiudiamo. E voilà, eccolo qui. Allora, come prima operazione andiamo a mettere un pochino di olio sul fondo del contenitore per facilitare poi successivamente l'estrazione. Andiamo a chiudere nuovamente il nostro impasto, come vedete non ho bisogno di olio. Sempre molto semplice lavorarlo. Guardate qui, bello, liscio, morbido. Ok, lo richiudiamo in questo modo. Lo mettiamo di nuovo all'interno del contenitore
e lo ungiamo con un filo di olio per non farlo seccare in frigo. Ok, così lo massaggiamo bene bene, così, bello di papà, lo copriamo e continuiamo la maturazione all'interno del frigo. Ed ecco il nostro impasto dopo 41 ore all'interno del frigorifero. Come vedete ha lievitato abbastanza, però in realtà non ci interessava che lievitasse. Quello che ci interessava era appunto la maturazione dell'impasto. Guardate qui, bello proprio. Adesso procediamo allo staglio. Ci aiutiamo con un tarocco, lo stacchiamo un poco dai bordi, così, ecco fatto. E adesso lo ruotiamo e ci godiamo questo momento magico. Intanto prendo la placca. Voilà! Faremo dei panetti del peso di circa 250 grammi. Un consiglio che vi posso dare è di non fare panetti troppo grandi, troppo pesanti. Sapete perché? Perché soprattutto con questi impasti più idratati, avere una grande massa da cuocere può essere problematico, perché all'interno del forno ad alte temperature asciugare un prodotto troppo pesante è davvero complicato. Quindi 250 grammi penso che sia il peso ideale. Allora, ecco i nostri panetti del peso di 250 grammi. Adesso passiamo alla chiusura e colgo l'occasione per rispondere anche a una domanda che mi fate spesso, ovvero: ma fai immediatamente lo staglio? Non aspetti appunto un poco che l'impasto torni a temperatura ambiente? No, lo faccio immediatamente perché, come vedete, anche un impasto molto idratato come quello che sto lavorando adesso, guardate che morbidezza, lavorato con la bassa temperatura ci consente, vedete, di chiuderlo in tutta facilità senza utilizzare né farina né olio con le mani, vedete? Lo vado a chiudere così, aiutandomi con il tavolo. Vedete quanto è bello e liscio? Lo andiamo a riporre così all'interno della nostra cassetta. Un'altra cosa che mi chiedete spessissimo è perché metto i panetti vicini tra loro. Vedete, quando si fanno impasti più idratati può essere comodo posizionare i panetti vicini tra loro, perché appunto è come se si dessero sostegno a vicenda, no? Per non spiattellarsi, ecco perché li metto tutti quanti vicini. Una volta completato lo staglio lasciamo riposare i nostri panetti per 5-6 ore a temperatura ambiente. Chiudiamo e ci vediamo dopo. Ecco il nostro impasto dopo 6 ore di lievitazione a temperatura ambiente. Possiamo procedere alla stesura della pizza. Dunque, iniziamo con la stesura. Mettiamo un po' di farina sulla superficie e iniziamo a stendere la pizza molto delicatamente. L'impasto è particolarmente morbido e carico di aria, si stende praticamente da solo, vedete, si apre proprio con molta facilità. Adesso completiamo la stesura con la tecnica dello schiaffo, cercando di preservare l'aria all'interno, quindi senza battere troppo la pizza, vedete, la accompagno con le mani. Perfetto, la pizza estesa possiamo farcirla. Mettiamo un po' di mozzarella, un giro d'olio e possiamo portare la pizza sulla pala. Tiriamo la pizza sulla pala con un movimento netto e deciso e completiamo stesso qui la stesura della pizza. Voilà, inizia già a gonfiare la pizza qui davanti, faccio riscaldare la pala ed entro delicatamente. Sta colorando molto omogeneo. Ed eccola qua, signori, la nostra pizza con farina Petra. Allora, abbiamo messo un po' di prosciutto cotto, adesso Onna Enza ci ha fatto la gentilezza di preparare questi meravigliosi crocchè di patate. Come vengono ben in ripresa, tra l'altro, amicizia. Sì, sono belli. Molto carucci. Stiamo andando a tagliare, anche questi li mettiamo all'uscita. Questa qua è una pizza che mangiavo spessissimo quando ero più piccolo, mi faceva impazzire. Sì. Eccola qua. È vero, ragazzi. È una roba molto leggera, ma molto molto buona. Ok. Tra l'altro, non so, da noi si chiamava fiocco, pizza no, fiocco. No, da noi crocchettona. Ah, ok, sì. Vabbè, allora cambia. Cambia, vedi? Di quartiere in quartiere. Adesso mettiamo un po' di basilico. Colori spettacolari, poi vabbè, la pizza è quello che è. Ci vedono preparare sempre queste pizze molto leggere quando dobbiamo provare gli impasti. È vero. Una cosa assurda. Noi lo facciamo per voi, ragazzi, Ma che profumo che esce da qua, un Vicenzo comunque, Signori, io procedo con la prova del taglio. Ok. Allora, la struttura ce l'abbiamo. Vedete, sono dei belli alveoli. Ah, faccio, Vicenzo. La sfoglia è molto sottile, il cornicione è vuoto e completamente asciutto all'interno. Sì. Nonostante sia un impasto molto idratato, l'abbiamo cotto molto bene. Ovviamente la dinamica si ripete ovunque tagliamo. Ovunque, sì. Fai vedere pure di qua. Non c'è trucco, no, non c'è inganno. No, assolutamente.
Signori, se permettete, se Onna Enza me lo consente, vabbè, certo, perché no, Vicenza? Facciamo vedere. Ah, bello qua. Caspita, tra l'altro si vedono le ragnatele proprio dentro. Signori, tanta, tanta roba. Tanta roba, sì, veramente. Fate vedere sotto. Sotto cotta perfettamente. Wow, certo, il basilico disturba un attimo. Disturbatore. Allora, signori, io procedo con la prova dell'assaggio, non ne posso più di aspettare. Faccio un salto nel passato. Mamma mia. Siamo a casetta, se apri qua c'è la reggia. Questa pizza la farei assaggiare alla Merkel, sai, con le patate, sai, il cartoffo. Cartoffo, può essere che... Ci sta, è capace che ci paghi il debito pubblico, lo so. Merkel si è ufficialmente invitata a mangiare la nostra pizza, comunque. Scherzi a parte, impasto saporitissimo come al solito, le farine pedra, lo sapete, le adoro. Mi piace soprattutto la consistenza dell'impasto, perché temevo che utilizzando una farina più forte rispetto a quella che utilizzo di solito fosse troppo gommosa, e invece no, è assolutamente scioglievole al morso, quindi mi piace tantissimo. Un'altra cosa che apprezzo tantissimo sono gli effetti della lunga maturazione, si sentono effettivamente dei profumi e dei sapori più intensi, quindi ha veramente dato i suoi frutti questa maturazione di 48 ore. Bene ragazzi, anche questa farina petra si conferma essere una bomba. Vi straconsiglio di provarla, soprattutto se volete fare impasti più idratati, perché si comporta davvero bene. Ha una buona capacità di assorbimento, ma allo stesso tempo ha un glutine molto estensibile. Ciò ci consente di avere una manipolazione comoda dell'impasto e una consistenza arrendevole al morso. A questo punto sono curioso di provare altre farine petra, anche se devo prima finire quelle che ho. Questa casa diventerà un mulino, ne sono certo. Orbene, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete, commentate, se volete potete anche seguirmi su Instagram, trovate il link nella descrizione del video. Ciao a tutti, vi voglio bene!